Questa mattina siamo col presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Italo Di Giovine, per parlare dell'associazione, come nasce e le attività di questa associazione. Allora, l'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti è un'organizzazione a livello nazionale, regionale e provinciale. C'è la sede nazionale, la sede provinciale e le varie sedi provinciali in tutte le città d'Italia. A Teramo nasce all'incirca negli anni 70 e si è sviluppato mano a mano a seconda come è evoluta la civiltà e come è evoluta il mondo. E praticamente a Teramo c'è una struttura molto attiva, si fanno svariate attività e si opera su tutto il territorio provinciale. L'Unione Italiana Ciechi si occupa soprattutto della problematica dei non vedenti e in particolare della pensionistica, del lavoro, dell'istruzione e delle attività socio-ricreative. A Teramo gestiamo dei servizi per gli studenti, dell'assistenza domiciliare per conto in collaborazione con la provincia di Teramo che finanzia. In pratica nel pomeriggio dei nostri operatori vanno presso le famiglie, aiutano i ragazzi che sono inseriti nelle scuole a fare i compiti e a fare attività che li rendano autonomi sia nel svolgimento dei compiti ma sia soprattutto nello svolgimento delle azioni quotidiane. Dopodiché abbiamo l'IRIFOR, che è un altro ente dell'Unione Italiana Ciechi, che gestisce un altro tipo di servizio che è per i ciechi pluriminorati, che sono dei non vedenti, che oltre a non vedere hanno anche altre minorazioni. Anche qui facciamo assistenza domiciliare e abbiamo una piccola attività di laboratorio qui presso la sede che prima avete visto, in cui i ragazzi li andiamo a prendere a casa, li portiamo qui, facciamo fare attività svariate e all'una poi li riportiamo presso i propri domicili. E questo è un servizio molto importante perché permette a questi ragazzi che sono sulle spalle delle famiglie 24 ore al giorno, quindi gli permette di uscire di casa e di far sì che le famiglie abbiano un po' di tempo libero per loro e soprattutto per i ragazzi di fare attività e di socializzare. Chi ha bisogno come può contattare l'associazione? Per contattare l'associazione c'è il nostro numero telefonico che è lo 0861 25 0328, c'è Facebook che è UIC Teramo Io Vedo Con Il Cuore, in cui tutti coloro che vanno su Facebook possono contattarci e possono vedere lì tutte le attività che si fanno presso l'Unione, che vengono oramai con i social network così funziona e quindi anche noi ci siamo un pochettino adeguati. Come si può diventare volontari di quest'Unione? Per diventare volontari di quest'Unione basta contattarci, venire qui, si fa un colloquio, si dà la disponibilità, si fa un po' di formazione perché accompagnare i non vedenti ci vuole un po' di preparazione, quindi chiunque fosse interessato può venire qui presso la sede e quindi li accogliamo molto volentieri perché con il volontariato al giorno d'oggi si va avanti, i soldi sono sempre meno e quindi sono delle persone molto utili e importanti per le associazioni di volontariato, insomma. A breve un'iniziativa per aiutare l'associazione con la vendita? In questa fase ci sono alcune iniziative, una in particolare che prima ho fatto vedere la stampante Braille che stiamo facendo finanziata dalla Fondazione Terc su un progetto per ampliare la nostra biblioteca con dei testi, dei libri di narrativa di autori contemporanei, ne abbiamo scelti 5-6, quindi alcuni dell'Abruzzo, alcuni nazionali, e quindi stiamo preparando questi testi sia in braille, sia ingranditi e sia su supporto informatico per far leggere ai nostri ragazzi, e poi ci sarà una giornata in cui inviteremo appunto gli autori e con loro si commenteranno i libri. Inoltre adesso stiamo partendo con una raccolta fondi con le vendite di uova di Pasqua che ci stiamo organizzando presso le chiese, presso le piazze per poter autofinanziare questi nostri progetti.